Ciao Silver, vi abbiamo fatto aspettare perché? Perché il presidente Vigorito ha tenuto un lungo colloquio con giocatori e allenatore. E allora io direi di partire subito da questa domanda per capire cosa vi ha detto il presidente. Non si può dire, abbiamo parlato, c'è da ripartire subito, da mettere da parte subito questa partita qua. Ascolta, siete partiti bene contro la Roma, inizialmente sembrava un po' di rivedere il Benevento contro il Bologna, contro la Samp, contro il Torino, poi però è mancato il gol, quindi ancora questo gol che manca, che pesa, e degli errori individuali che sono costati cari, perché poi è chiaro che di fronte c'era una big e non si poteva sbagliare. Tra l'altro anche tu sei partito bene sulla fascia destra, però poi sei andato in difficoltà, tant'è che Baroni ti ha spostato centralmente. Sì, siamo partiti bene, però non basta, in Serie A le partite non durano 20 o 30 minuti, durano 90, quindi bisogna far bene 90 minuti, non 20 o 30. Allora, ti collego con lo studio in modo da farti fare delle domande anche dai colleghi. Silver. Sì, saluto Memusciai, ti abbiamo apprezzato tanto per quanto dicesti dopo la partita persa con il Torino qualche settimana fa. Oggi francamente, sì, buoni 20 minuti, la grande occasione di Cataldi in apertura, però poi un'accettazione passiva della superiorità della Roma. Noi abbiamo detto finora che per salvarsi, e tu lo sai benissimo, lo puoi insegnare perché vieni dall'esperienza a Pescara, ci vuole cuore, ci vogliono gambe e ci vuole una cattiveria incredibile, perché bisogna anche ridurre il gap rispetto ad avversari che hanno più qualità, e anche questo non è mistero. Oggi non mi pare che questi elementi ci siano stati, francamente. Che cos'è la conseguenza della batosta di Napoli? Perché non è lo stesso Napoli che abbiamo, lo stesso Benevento che abbiamo visto con la Sampdoria, con il Bologna e con il Torino. Abbiamo fatto bene, come ho detto prima, quei 20 minuti, poi dopo il gol ci siamo spenti. Però, come ho detto, in Serie A bisogna stare concentrati 90 minuti, non bisogna mollare niente, soprattutto contro queste squadre qua. Bisogna partire dal presupposto che mentalmente devi sapere già che sei inferiore e quindi devi mettere in campo altre qualità, che può essere, come hai detto tu, il cuore, la cattiveria e tutto il resto. E quindi quelle non devono mancare nell'arco dei 90 minuti. Poi quando ci saranno le partite che sulla carta te la devi giocare, allora forse devi mettere anche il resto, ma con queste squadre qua prima di tutto devi mettere queste qualità qua. Antonio. Sì, Memusciai, ciao, buonasera, Antonio Martone. Due domande velocissime. Per quale motivo allora non riuscite a mettere in campo questa cattiveria, questa grinta? Non riuscite nemmeno a fare falli, paradossalmente. E poi la seconda, ti ho visto in grandissima difficoltà sulla fascia. Tu probabilmente per amore della maglia, per sposare la causa di Baroni che ti ha voluto fortissimamente, hai accettato di giocare sulla fascia. Ma ti abbiamo visto soffrire tanto e anche parlare col tecnico chiedendo probabilmente anche di essere spostato, perché da quelle parti non è un'accusa personale, però abbiamo sofferto tantissimo, diciamo fino al trentesimo circa, e proprio lì insomma è nato soprattutto il primo gol che poi ha spezzato la partita. Sei d'accordo? Penso che col tecnico non ci ho mai parlato, ci ho parlato una volta forse, non è quello, non è il modulo, non è, contano altre cose, contano, non è il fatto di giocare sulla fascia, al centro o in attacco, contano altre cose, e oggi sono mancate, solo questo. Gennaro Iezzo, Michele Sibilla, non so se avete domande. No, io vorrei chiedere a Musciai, cioè, le due fasi. Io penso che Benevento in fase di possesso, secondo me, fa anche molto bene. Forse magari velocizzare un po' di più le azioni potrebbe portare dei benefici. Ma quello che non riesco oggi a vedere quello che vedevo io nelle partite precedenti a Napoli e quella di oggi, è quella fase di non possesso, che secondo me è andata molto in difficoltà. Si vede poca cattiveria, realmente si vede poca cattiveria, poca voglia di andare a riconquistare la palla. Come hai detto tu, in Serie A se non vai forte, soprattutto con squadre importanti come la Roma e come il Napoli, fai fatica a prenderla.
Volevo sapere un po' le tue sensazioni in campo. Sì, l'ho detto prima, queste squadre qua devi partire mentalmente, devi essere umile, devi sapere già che sei inferiore. Se pensi magari di essere bello, di essere più forte, parti già in svantaggio, perché sicuramente sei più inferiore, quindi devi mettere in campo altre qualità per cercare di ottenere un risultato. Oggi l'abbiamo fatto forse i primi 20 minuti, poi dopo ci siamo spenti. Al primo gol loro ci siamo spenti. Sento Ledian che vi siete guardati negli occhi e avete ammesso a voi stessi che insomma è mancato proprio questo carattere, questa cattiveria, che speriamo arrivi da Crotone, perché dicevi dell'appuntamento contro le pari livello, e sai meglio di me che se vai all'uscita così passivo rischi di tornare a mani vuote. Sicuramente, quello che si dice in spogliatoio deve rimanere in spogliatoio e basta, però quello all'uscita ci aspetta una partita dura, dobbiamo andare là con la consapevolezza di fare una grande partita, prima di tutto di mettere in campo quelle componenti che non abbiamo messo oggi, bisogna ripartire da quelle. Fare risultato contro Juventus e Roma perché era oggettivamente difficile. Oggi mi si chiedeva la prestazione che non è arrivata, ma quale delle due sconfitte fa più male, quella di domenica a Napoli o questa di oggi pomeriggio con la Roma? Ovviamente male dal punto di vista proprio della testa, del morale. Fanno tutte e due male, però in Serie A bisogna abituarsi a questo, e però bisogna essere pronti perché, come ho detto, il campionato non è deciso oggi, quindi bisogna essere sempre pronti, perché in Serie A ci sta che hai delle strisce negative e poi dopo ti riprendi, come ha avuto l'anno scorso il Crotone, prime 9 partite un punto e poi dopo si è ripreso. Purtroppo ti capitano delle partite che sono difficili sulla carta, però devi tenere duro, non devi perdere la fiducia e l'entusiasmo e prepararti alle partite, quelle che non sono proprio da sbagliare, non che queste erano da sbagliare, non c'è nessuno, però in Serie A ci sta che magari perdi con la Roma in casa, ci sta che perdi col Napoli. Lo so, non in questo modo, quello sicuramente, l'ho detto prima. Sonia, puoi concludere con Memusciai? Eh sì, si è parlato di carattere, si è parlato di cuore, 5 giornate, 0 punti, ma quanta fiducia questa squadra ha nelle proprie potenzialità? Non manca forse un trascinatore, un elemento magari che ha grande esperienza in Serie A che possa portare per mano questa squadra? Perché certe volte, ecco, sembra una squadra intimorita. Ma no, non serve nessuno, la squadra al completo è una squadra forte, è una squadra forte che tranquillamente può giocarsi la salvezza, quindi non manca nessuno. Perfetto, grazie.